Francesca Rubulotta ha ricevuto un prestigioso riconoscimento, donna dell'anno fidata. Che cosa ha significato per lei? Sì, per me è stato un grandissimo riconoscimento, una grandissima emozione. Il riconoscimento è arrivato per la capacità, l'incredibile capacità di saper promuovere a livello mondiale una rete di network per favorire una maggiore consapevolezza sulle pari opportunità. In che modo porta avanti questa battaglia? Beh, io da sempre sono stata una sportiva, ho sempre amato giocare in squadra, per cui l'idea del network per me si affianca molto a quello che si fa nel mondo dello sport. Secondo me, molta della forza, molta delle possibilità che si ottengono, che si possono creare nel corso della carriera, non solo delle donne, ma di chiunque si affaccia a un futuro ambizioso oppure a delle particolari attività, viene facilitata dal network, viene facilitata da un gioco di squadra, viene facilitata dal condividere degli obiettivi comuni. E per caso negli anni che ho trascorso in Inghilterra e anche nel periodo in cui ho lavorato a Bruxelles per la società europea, ho avuto modo di confrontarmi con altre colleghe che hanno raggiunto dei risultati eccezionali nel corso della loro carriera e tutte abbiamo condiviso questa volontà di unirci. Quali sono stati i momenti di difficoltà maggiore, però d'altro canto anche le soddisfazioni più grandi che è riuscita a raggiungere, pur se con un sacrificio? Devo dire che per me è stato difficile lasciare la mia terra e reinventarmi all'estero diverse volte. È stato difficile. Diciamo che una delle cose che noi donne non facciamo bene è quella di proporci per ruoli di leadership. Per cui per me è stato molto difficile candidarmi al ruolo di componente del comitato esecutivo della società europea, candidarmi a presidente della società europea. Per noi è un grosso limite, ma è difficile sentirci pronte per questi grandi traguardi. E poi magari invece abbiamo le qualità, poi magari riusciamo a dimostrare che abbiamo la voglia, la forza, l'entusiasmo, ma a volte le donne si frenano e non riescono a fare. Avere il coraggio di farsi avanti. Quindi io penso che la cosa più difficile è stato propormi e la grossa soddisfazione è stato a volte riuscire nel mio intento. Non si riesce nel 100% dei casi, eh? Si hanno anche le delusioni, si hanno anche le sconfitte, però io sono fiera di averci provato. Non sono fiera di aver vinto tutto, sono fiera di averci provato e incoraggio tutti a provarci. C'è già una meta a cui ambisce. È una meta a cui ambisco, portare tanta gente nel mio reparto. Voglio specializzandi da tutto il mondo, voglio tante donne in prima linea, voglio creare una comunità internazionale, quanto più internazionale possibile attorno a me.